piace di meno da affrontare quando bisogna affrontare. Sempre di più, e abituatevi, sempre di più, dopo che i nostri politici hanno fatto una cosa buona, un po' di tanto, hanno fatto queste cose del nazionale, hanno cercato di fare i registri, hanno cercato di fare il ministero, il dicastero, l'ISS, tutto quanto, le regioni sono avviate, hanno creato i finanziamenti, segnalazioni dei casi, tutto questo e altro. Adesso si sono tutti resi conto in questi momenti che di soldi non ce n'è. Cioè tutto questo apparato come malattia rara gli è scoppiato in mano. Pensavano che il tutto andasse a venire in quasi niente, come succede spesso con la classe sanitaria italiana quando deve fare qualcosa di serio, invece stavolta tutti hanno lavorato seriamente in maniera adeguata e i soldi lì sono pochi. Questo cosa significa? Significa che sempre di più dalle ASL abbiamo problemi a concedervi anche le banalità, cioè le creme. Vi dico subito, dall'anno prossimo i detergenti non ce li potete più chiedere. Tutto quello che riguarda saponi, detergenti, shampoo, non ce li chiedete neanche più dei piani terapeutici perché non ve li possiamo più scrivere. Ci hanno detto chiaramente che sui detergenti uno shampoo vale l'altro. E hanno ragione, nel senso, in parte, perché non c'è nessuna pubblicazione validata sull'efficacia o meno di uno shampoo rispetto ad un altro. Quindi loro ti dicono, io non ho niente di letteratura scientifica che mi dica che per quello shampoo lì che tu dai ai bambini con le spese termiche è meglio di un altro. Quindi mi spiace, ma io questo non lo concedo più perché è un detergente e non è importante per la famiglia. Quindi saponi e detergenti non ci chiedete più perché non ve li possiamo più scrivere. Vi anticipo perché questo succederà l'anno prossimo, ma ve lo dico già adesso. Sulle creme credo che non sia un problema perché hanno capito che tipo, insomma, c'è tutto in letteratura molto ben scritto, che tutta l'idratazione e la terapia non viene toccata. Però abituatevi al fatto di dover lottare tutte le volte, anche perché, e qui poche ASL lo stanno facendo, però lo fanno, molte ASL, poche ASL chiedono il galenico adesso, cioè non possiamo più scrivere il brand. Tipo le chiavi, tipo dei serini, anche se costano poco, non li possiamo più scrivere. Quindi io devo, a parte, ho risentito una parlare idiota l'altro giorno da un naso, non mi ricordo di dove, che mi ha chiesto, ma tanto tu guardi la scatola del prodotto e mi dici quello che c'è dentro, sì, e la Janssen, che cosa che la mia fabbra mi dicono quello che c'è dentro del prodotto, poi le percentuali, ti dicono quello che c'è dentro del prodotto perché io vengo per una legge europea, ma le percentuali non nessuno di forza scrivere. Quindi noi non possiamo riprodurre dal farmacista la stessa crema, quella del brand, quindi non verrà mai fuori la stessa crema. E credo che il trend nuovo sia quello di tutte le volte di cacciarla e di chiederci il galenico, cioè di far fare al farmacista locale una crema idratante che sia una crema blanda. Questo è quello che vi dico in prospettiva, come sarà la situazione. Questo non lo so, io non ho la minima idea, io so solo che quando facciamo fare i galenici, cioè, siamo passati ai brand, adesso poi ci sono alcuni prodotti che costano veramente 5-6 euro, quindi non è più, il prodotto costava 25-30 euro, ci sono prodotti buoni che costano 6, quindi già si è arrivato davvero ad un prezzo da cui la casa farmaceutica non venderà più, perché se no io non vendi profitti non può vendere. Quindi abituatevi che vi potreste sentir dire dalle ASL di chiedere a noi di farvi una crema e di scrivere i componenti di una crema che sia più o meno equivalente a quella del brand, quella del marchio che avete usato fino adesso. In prospettiva questo sarà sempre più facile da vedere. Secondo aspetto sociosanitario, vi sarete accorti o vi accorgerete che quando si passa dall'assegno scolastico a quello che deve diventare un riconoscimento dopo i 18 anni di un'invalidità di qualsiasi tipo, quello c'è proprio la politica secca di dire cassiamo tutto, perché soldi non ce ne sono più. Ve lo dico con estrema chiarezza. Ci sono, perché prima ho citato le risonanze magnetiche degli ortopedici, perché c'è un sacco di spreco su una marea di esami inutili, un po' anche per colpa del paziente, un po' per colpa del dottore. Ormai la gente schiaccia il bottone di internet per di saperne più di chiunque altro, vengono lì a dirti con i manifogli quello che tu devi fare,
se succede, se questa cosa succede in ospedale, c'è un'espressione brianzola piuttosto colorita che vada via il mio video, non esiste, io lavoro con il mio modo, se tu vieni dentro e mi dici quello che vuoi, mi spiace, ma non è il posto giusto dove devi venire. Se succede nel mio studio privato, io schiaccio, faccio una telefonata del telefono al segretario e ti so fare la doppia cifra. È una piccola soddisfazione che do quando viene qualcuno insegnando dopo 32 anni quello che io devo fare, perché io devo sentirmi due minuti prima del puttanate che sono dite su internet sulla medicina, io quel tizio paga doppio immediatamente, senza nessun tipo di problema. Buongiorno Paolo, grazie signore, intanto paghi due volte. No, c'è davvero un vizio micidiale del medico a fare tutto quello che deve fare. Tutto il prescrivibile, tutti gli esami prescrivibili, che c'è stato un accenno prima di Gallea, che è stato, forse non l'avete notato, ma era chiaro, dal punto di vista legale, perché il medico è più in tribunale che in ospedale in questo periodo. Quindi cosa succede? Per non andare tutte le volte in tribunale per ogni minimo contenzioso, il medico lo fa davanti a qualsiasi questione clinica, chiede tutti gli esami che la letteratura prevede per questo tipo di problema. Quando interpello gli ortopedici questa rapida risonanza, gli dico, ma come facevate 10 anni fa voi? Non torni indietro alla Ciurbanica, torni indietro a 10 anni fa, indietro a Prodi, o al primo Berlusconi per fare le idee storiche. Cioè, voglio dire, come facevate a operare le ginocchia senza la risonanza? Le operavano le ginocchia, con le lastre, magari con l'attacco, magari con l'esperienza clinica. Adesso senza la risonanza l'ortopedico non fa più niente, 0000. Perché? Perché per qualsiasi tipo di problema di contenzioso lui dice io la risonanza l'ho chiesta, è buona. Quindi c'è questo grosso problema gigantesco che spero che il professor Monti affronti in maniera chiara, perché hanno toccato le pensioni adesso, toccheranno il comparto statale tra breve, ma la sanità viene dopo, perché se non si risparmia sulle cose inutili non si riesce più ad andare avanti a dare le cose giuste a chi deve prenderle. È chiaro il concetto? Quindi la mia raccomandazione è: non chiedete cose inutili al medico, non chiedete cose superflue al medico, lo dico a quello in generale, e bisogna che i medici si rendano conto che sono medici che hanno fatto uno studio di cioè li ha messi in totale potere di poter fare il medico come lo faceva mio nonno. Mio nonno è morto nel 41, ma anche l'antibiotico. Come faceva il dottore, faceva a suo modo, però faceva. Come ha fatto la generazione post-antibiotico e post-Bröninger, hanno cambiato i medici per un sacco di anni senza grossi mezzi diagnostici. Bisognerà che tutti quanti facciamo un minimo che passi indietro critici, noi, e cercare di fare i clinici con i segni clinici, con le cose cliniche, e non farci avvicinare delle cose, perché poi alla fine se tu hai lo stesso risultato spendendo 50 o spendendo 500, adesso è un calcolo che devi fare per forza. Quindi le piccole cose dello shampoo e del sapone che vi si chiede oggi a cui dovete rinunciare, sappiate che è una cosa perché bisogna che ve lo chiediamo, perché il risparmio su 250 la mia spesetta termica, se io non mi scrivo più i saponi e gli shampoo, saranno risparmio di 10.000 euro all'anno, perché 10.000 euro all'anno mi consentono di dare delle medicazioni avanzate, ma meno con il piede di spondoso, che senza le medicazioni muore più facilmente. Questo è per farvi capire che le cose che si chiede sono anche perché abbiamo fatto una marea di sprechi in passato. Non so se siete d'accordo, ma troppi sprechi, troppi sprechi. Il fatto di non andare in farmacia, di spendere poco quando si prende un medicinale, di non guardare mai quello che costano realmente. Siamo stati questi 20 anni in questa incoscienza, in questo limbo incosciente in cui tutto era gratis per tutti e non ce lo potevamo permettere, perché con la sanità strutturata negli ultimi 20 anni la benzina la pagavamo 1.600 euro 6, 1.700 euro, il pane costa 10 volte quello che costava 10 anni fa, il latte lo stesso, le sigarette, capite? Capite che non è